Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi effettueremo delle codifiche su un Audi A1, una 8X del 2017. Andiamo. Ok, allora una volta dentro colleghiamo i nostri accessori e vediamo le prime codifiche. In questo caso, dato che già ho fatto alcune codifiche tramite VAG per una Audi A1, in questo caso utilizzeremo il nostro OBD11 e vedremo cosa si può fare in più su questa A1 e in più se le stesse codifiche che abbiamo appena effettuato con il VAG le possiamo anche fare con l'OBD11. Ok, quindi non ci resta altro che prendere il connettore e andarlo a collegare. Ragazzi, per quanto riguarda il nostro collegamento dell'OBD alla macchina, il collegamento si effettua sempre sotto qua. Eccola qua. Questa qua è la porta o comunque la presa OBD. Basta andare a collegare in questa maniera qua. Si accenderà la luce rossa che indicherà che l'OBD è in corrente e apriamo la nostra applicazione dal nostro telefonino. Ok ragazzi, allora una volta in macchina, dopo aver collegato il nostro OBD sotto la presa OBD che abbiamo sotto ai pedali, allora andiamo a dare alimentazione alla macchina e prendiamo il nostro tablet o comunque ad ogni modo il nostro telefonino e iniziamo a fare le prime codifiche. Ci apriamo l'applicazione OBD11. Ok, una volta aperta l'applicazione basta cliccare su connetti per andare a collegare il dispositivo, il tablet al nostro dispositivo OBD e l'OBD alla macchina. In questo caso sta facendo la connessione del sistema. Ecco qua, e ha trovato adesso già la macchina. Come prima cosa, come vi consiglio di fare sempre, è la scansione delle centraline. In questo caso si tratta di 18 centraline, quindi ci metterà qualche minuto, non ci metterà tanto. E passo 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 inizierà a fare la scansione di tutte le centraline. In questo caso ho fatto quella del motore, adesso facendo quella dei freni e così via, tutte le altre centraline. Ok, 17 di 18 centraline, 18 della 18 e ha quasi finito di fare la scansione. Ad ogni modo, se eventualmente la macchina dovrebbe dare qualche tipo di problema o anomalia, mentre fa la scansione, stesso qua sopra qua in alto, dove c'è scritto adesso 0, vi indicherà i problemi che ci sono. In questo caso, come potete vedere, non dà nessun errore, quindi le unità di controllo non hanno né problemi e né anomalia. Ad ogni modo, se comunque una qualsiasi centralina dovrebbe o comunque darebbe qualche tipo di problema o anomalia, basta schiacciare il tasto centrale per andare a cancellare gli eventuali errori. Per iniziare a fare le prime codifiche ci sono sempre alcuni metodi. La prima, diciamo, soluzione è quella di andare, per chi non conosce, entrare all'interno delle centraline e quindi andare a fare la codifica all'interno delle centraline, basta tranquillamente andare in applicazioni e ci dà tutta la lista delle codifiche che si possono fare in questa macchina. In questo caso, come potete vedere, la lista è bella grande, quindi si possono fare parecchie codifiche. Per questo tipo di codifica non serve avere la versione Pro, ma basta solamente avere l'OBD11 di tipo quello che ho io, o ad ogni modo il tipo nuovo, quello verde, registrarsi sul sito OBD11, comunque ad ogni modo all'applicazione OBD11, acquistare i crediti e iniziare a fare le prime codifiche. Vedete, i crediti si acquistano andando qui in portafoglio e cliccate sul tasto più. In questo caso potete acquistare 10, 100 o 500 crediti. Ritorniamo alle applicazioni. Ogni applicazione, come potete vedere,
sul lato, vedete qui in alto a destra, hanno un prezzo. Questo prezzo qua, a farvi un esempio, in questo caso si tratta di 10 crediti, 100 crediti, 100 crediti, 10 crediti, 10 crediti, e così via. Ragazzi, invece in questo video vi farò vedere come sia possibile andare a fare il test delle lancette sia del contagiri che del contachilometri. Per andare a effettuare invece questa modifica qua dobbiamo andare in applicazioni del veicolo, andiamo in, troviamo la voce gauget, ecco qua, gauget Explorer Nedless Whip, ci selezioniamo sopra. In questo caso ci compare la voce off perché giustamente la codifica ancora non è stata effettuata. Basta portare da off e mettere in on, selezioniamo e teniamo premuto il tasto verde di conferma e stesso la codifica verrà effettuata automaticamente con l'utilizzo di 10 crediti. Noi possiamo fare la stessa codifica senza andare ad utilizzare i 10 crediti e adesso vi farò vedere. Usciamo dall'applicazione, andiamo qui in basso a destra, clicchiamo sul tasto del menu delle centraline, andiamo in quadro strumenti da 17, dobbiamo andare in adattamento e dobbiamo trovare la voce, adesso vi faccio vedere, rappresentazione, eccola qua, ci clicchiamo sopra che in questo caso è inattivo, lo spostiamo su attivo, confermiamo con il tasto ok e andiamo a premere e teniamo premuto il tasto verde di conferma, come in questo caso. Se lo tengo solamente schiacciato dice premi e tieni premuto, quindi schiacciamo e teniamo premuto, ci fa tutto il caricamento e la codifica, comunque l'adattamento effettuato. E adesso vediamo cosa è successo, quindi andiamo a togliere alimentazione al quadro, la macchina, e mettiamo il quadro. Vedete tutte e due le centraline, sia del contagiro sia del contachilometro, effettueranno un giro. Per vedere nuovamente la rappresentazione sia del contagiro che del contachilometro basta togliere la chiave, attendere una decina di secondi, un 5 massimo 10 secondi, reinserire la chiave e avviene nuovamente la rappresentazione. Guardate, avete visto? Perché nel momento in cui andiamo solamente a togliere e quasi subito a rimettere, non effettuerà la rappresentazione. Quindi dobbiamo togliere la chiave, aspettare un 5 massimo 10 secondi, rimettiamo nuovamente la chiave all'interno del quadro, azioniamo il quadro e la rappresentazione avverrà. E per oggi è tutto, come sempre spero che questi video vi siano stati utili e ad ogni modo vi siano piaciuti lasciando un bel mi piace, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video, iscrivetevi al canale se ad ogni modo ancora non siete iscritti al canale, condividete il video e se qualcosa, comunque avete bisogno di qualsiasi altra cosa, scrivetelo all'interno dei commenti e che ad ogni modo sarò sempre lieto di rispondere ai vostri commenti. Ok ragazzi, grazie per la visualizzazione di questo video e al prossimo video. Ciao ragazzi!